È nata a Valencia, in Venezuela, il 7 dicembre 1962. Pochi anni dopo ha iniziato a desiderare la recitazione nella sua vita. Capelli biondi, lisci e lunghissimi, sorriso dolce, occhi caffè mobilissimi. È questa la Grecia Colmenares che ha conquistato mezzo mondo con le sue telenovelas. E pensare che da bambina Lola, così la chiamavano in famiglia, era scura di capelli e con un'aria imbronciata, ma aveva la stessa grazia di oggi e la stessa felicità di passare dal riso al pianto e, ciò che più conta, di far ridere e piangere chi la vedeva recitare. Grecia fin da piccolissima ha dimostrato un grande talento artistico e ha alternato la scuola alla recitazione. Come succede spesso ai bambini prodigio, Grecia viene scoperta per caso a 10 anni e debutta nelle prime telenovelas, non da protagonista, come Carolina, Iliana, Tormento, Sangre Azul, Estefania, Elisabeth, Rosalinda, Maria Elena. E agli inizi degli anni 80 il suo primo ruolo da protagonista in Rosalinda con Carlos Olivier. Da brava ragazza coscienziosa non trascura gli studi, la mattina a scuola, la sera a fare compiti, la notte a studiare copioni. Un bel tour de force che scoraggerebbe qualsiasi ragazza, ma non Grecia, che ha le idee ben chiare, una volontà di ferro sotto quella sua aria dolce. Grecia sboccia improvvisamente, la graziosa bimbetta diventa prima un'adolescente graziosa, poi a soli 14 anni è già donna. E da allora le telenovelas non si contano più, oltre una trentina, fra telenovelas vere e proprie, miniserie, film e unitari. Nel 1983 Grecia è a Azucena, con Javier Vidal, suo partner già in Sangre Azul. La telenovela è stata girata in Venezuela, patria di Grecia, dove è stato un successo senza precedenti. Regalami se puoi i giochi della sera, i tuoi momenti in fiore, la tua felicità. Dei capelli legati con un filo, quel filo di pensieri bellissimi che hai, regalami se mai un breve istante. Nel 1984 Topazio con Vittor Camara, la telenovela che la lancia nel firmamento delle stelle di prima grandezza. Un classico senza tempo che tutt'oggi continua ad emozionare milioni di telespettatori. Si calcola che la telenovela è stata trasmessa in 56 paesi e tradotta in innumerevoli lingue, addirittura anche in inglese. La telenovela è stata vincitrice di innumerevoli premi, tra cui il Telegatto in Italia. Vicina, vicina a me, premi un po'. Alla fine del 1985 i produttori di Radio Caracas Televisión le offrirono di interpretare la telenovela Cristal, però Grecia opta per conquistare l'Argentina e interpretare un'altra telenovela intitolata Maria. Il suo successo è immediato in tutta America e si estende anche in Italia. Maria infatti è stata la prima telenovela ad essere trasmessa in Italia e ha permesso a Grecia di essere conosciuta in tutta Europa e soprattutto di viaggiare nel nostro paese. In Argentina tutt'oggi detiene il titolo di telenovela più vista di tutti i tempi. Ecco le cose, il ricordo di un istante, uno sguardo di bambina, l'incoscienza di un momento. E sei donna, innamorarsi e scoprire nei tuoi occhi orizzonti di silenzi, di dolcissime emozioni.
Nel 1987 la Colmenares si interpreta Grecia con Gustavo Bermudez, la storia moderna di Cenerentola. Nel 1988 Passione con Raul Taibo, che viene trasmessa in Italia con molto successo subito dopo Maria. Infatti la telenovela fu un ritorno, ovvero la continuazione della lunga storia di Maria, arricchita da nuovi personaggi e da nuove situazioni. Nel 1989 Ribelle, una superproduzione girata tra Los Angeles e Argentina con Riccardo Darín. In Argentina è stata campione di ascolti e nell'ottobre del 1990 fu trasmessa in Italia, presentata da Grecia nel salotto di Buon Pomeriggio. Non ho mai capito cosa significa l'amore ed è per questo che gli darei il mio cuore. Nel 1990, Romanzo, una miniserie di 5 puntate realizzata interamente in Argentina al fianco di Arnaldo André. Contemporaneamente alle riprese di Romanzo, Grecia in Italia diventa anche una stella di carta. Infatti è l'attrice protagonista di alcuni fotoromanzi, come Prigionieri del mare con Ray Lovelo, Bentornata a Zingara con Raul Taibo e Martin Bruscia, Una ragione per vivere e tante altre. Buonasera, tra pochi istanti molto attesi saranno di scena Luca Barbareschi e le coppie di C'eravamo tanto amati. Alle 22 Topazio tornerà con noi per un nuovo appuntamento. Finalmente sono riuscita ad avere qui Grecia Colmenares. Grazie Grecia, grazie di essere venuta perché ho avuto tantissimi impegni, tanti. Bravo, bel trupolore, sappiamo del successo esagerato del tuo tour, del tuo disco con tutte le sigle di Topazio, tutte quelle cose là. È lui che fa la sigla di Topazio ed è un bravo ragazzo. E devo dire che abbiamo fatto un disco insieme io e Drupi, ma non so se... Io ti ringrazio tanto, Grecia. No, grazie. E vorrei che tu, così bella, vera come sei, emozionata come sei, dessi l'appuntamento per questa sera a tutti gli amici che... Devo dire che quando ci incontriamo in Grecia ci facciamo dei pianti certe volte insieme, incredibili. È veramente molto molto carina. E Topazio è stata una delle prime telenovelas, grande successo, voi sarete le telenovelas sudamericane, e questa è stata una delle prime in onda in Italia. La sua protagonista è una delle regine di questo popolare genere. Mi sapete dire come si chiama, signorina Lavezzari? Grecia Colmenares. Grecia Colmenares. Vediamo adesso Patrizia. Quando Topazio viene trasmessa in Italia, visto gli eccezionali indici d'ascolto, oltre 5 milioni a puntata, i direttori di Canale 5 decidono di produrre con Crustella Argentina e Rete Italia una telenovela di 220 puntate chiamata Manuela con Jorge Martinez. Nel 1990 in Italia e anche in Spagna, Argentina, nei paesi dell'est, la telenovela viene trasmessa in prima serata con un indice di ascolto incredibile, una media di 4 milioni di spettatori, il che significa picchi molto alti. Manuela è la prima coproduzione tra Italia e Argentina per una telenovela. Grecia è all'apice del successo e della popolarità qui in Italia e si aggiudica i premi più prestigiosi della TV italiana come il Telegatto, l'Antenna d'Oro, Premio Regia Televisiva e altri. L'importanza dei suoi baci e la
mi dà Manuela. Lei mi guardava con sospetto. Nel 1993 gira Primo Amore, un'altra coproduzione, questa volta con Telecinque Spagnola, al fianco di Gabriel Corrado. Io non ho mai capito niente, visto che oramai non me lo levo dalla mente, che lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo. Milagros nel 1993 e la sua incoronazione come regina. Tutti i presupposti per essere un successo ci sono. Il produttore, Romai, il cast eccellente, perché riuniva gli attori più popolari e quotati della telenovela, più alcune special guest di prestigio, Osvaldo Laporte, Luisa Kuliok fra i primi, Amanda Sandrelli, Ethan Wayne. Nel 1994 Televisa in Messico pensa di riformare la coppia di Milagros, la Por Colmenares, per el día que me quiera. Y el viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas. Nel 1996 fu realizzato I due volti dell'amore con Jorge Martinez, telenovela in costume prodotta tra Italia e Argentina, dove per la seconda volta interpretava il doppio ruolo di due sorelle antitetiche, Eva ed Angelica. Nel 1999 la serie infantile Chiquititas dà prova di essere anche un'attrice ironica, interpretando il ruolo di Anna Pizzarro. De encontrarme contigo una mañana por sorpresa, porque lo que viví contigo es inolvidable. Nel 2000 Grecia ritorna alle scene con la telenovela Vidas Prestadas, coproduzione tra Perù e Venezuela. La telenovela fu presentata a Miami all'interno delle show de Cristina, oltre che in Spagna, con l'attore Luis José Santander, ma la telenovela non è mai arrivata nel nostro paese. La sua immagine ha conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo, continuando tutt'oggi, giorno dopo giorno. Grecia, l'angelo biondo delle telenovelas.